la premiazione e di questa serata veramente intensa e piena di parole, di amicizia e di buoni propositi, speriamo, con la lettura da parte di Rita Giannini, dell'attrice Rita Giannini, dell'ultima premio dell'Associazione Presenza. Tempi tecnici per svolgere la pergamena, io intanto leggo, attrice brillante, laureata all'Accademia di Belle Arti, sulla scena dagli anni 90 ha fatto parte di varie compagnie italiane nazionali, formatosi alla Scuola del Circo, si è dedicata prevalentemente al linguaggio comico e alla commedia dell'arte, autrice a sua volta di testi comici come Il Principe Azzurro e Gay ed eroticamente scorretto, lavora anche come insegnante e regista in varie scuole romane. A lei è attribuita la lettura per l'agenzia di stampa internazionale Presenza. Si conferisce il Premio Italia Diritti Umani 2016 all'agenzia di stampa Presenza. Presenza ha i diritti umani nel cuore e al centro della sua linea editoriale. Non c'è luogo delle periferie del mondo, non c'è campagna per i diritti umani che non abbia illuminato, spesso da sola, mobilitando coscienze e stimolando all'azione. Dalla pena di morte alla difesa dei diritti sulla terra, dagli attivisti non violenti ai giornalisti che sfidano regimi violenti e repressivi, Presenza è la voce di chi non ha voce ed è anche una delle voci di Amnesty International, con cui condivide l'azione finalizzata al cambiamento e il racconto delle sfide e delle vittorie possibili. All'agenzia Presenza va, ecco qua, abbiamo sempre sentito parlare di Amnesty International, mi pare giusto che il quadro venga proprio consegnato dal rappresentante in Italia di Amnesty, visto che la nostra pittrice Heidi Fosli è in Norvegia, è norvegese, non è potuta venire per il nostro premio, però mi piace ricordare veramente che anche gli artisti che hanno voluto donare la loro opera sono internazionali, come la Freelance International Press, come Amnesty International e anche, perché no, come Citanet, che spero poi possa espatriare oltre l'Italia. Allora, vuoi dire qualcosa? Ah, grazie. Che io presiedo e sono molto felice. Grazie. Allora, da internazionale a internazionale, vogliamo sentire l'agenzia di stampa Presenza. Grazie a tutti, grazie alla Freelance International Press e Amnesty International, che credo è in qualche modo abbia sicuramente aiutato. E, io parlo a nome di tutta l'agenzia, che è un'agenzia di stampa internazionale un po' particolare, perché è tutta composta da volontari, cioè noi siamo tutti volontari che non viviamo di giornalismo, cioè viviamo di altre cose e tutto il tempo che ci avanza lo dedichiamo all'informazione, un'informazione di tipo diverso nel senso che non facciamo mainstream, quindi non riportiamo notizie di attualità, riportiamo notizie che sono legate principalmente a diritti umani, a temi della non violenza, a temi, a iniziative che vanno verso la pace, e cerchiamo di dare voce a tutte, diciamo, le realtà che poi non hanno voce, perché purtroppo, come aveva anticipato prima anche il relatore precedentemente, l'informazione in questo momento è molto controllata, quindi ci sono notizie che vengono pubblicate e altre no, insomma. Quindi noi cerchiamo sempre di porre l'attenzione all'aspetto delle persone, all'aspetto umano, quindi, come dire, cerchiamo di non schierarci mai, perché sappiamo che, diciamo, non è utile mai schierarci, però cerchiamo sempre di mettere in luce quelle che sono diciamo, le persone, quello che meno male soffrono le persone quando non vengono garantiti i diritti umani, quando siamo a che fare con dittature, siamo a che fare con realtà
che non hanno rispetto, diciamo, delle persone, dei valori umani, non hanno rispetto, che hanno altri valori, purtroppo, che non sono quelli nostri. Quindi noi facciamo questo tipo di lavoro qua. È un lavoro volontario, è un lavoro aperto, perché all'interno di Presenza ci sono anche dei partner con cui collaboriamo, con cui pubblichiamo comunicati stampa. Se lo lancio, dico qui, chiunque avesse voglia di collaborare o, che ne so, di mandarci dei comunicati stampa o di farci avere delle informazioni, siccome il nostro svantaggio è che non siamo finanziati e quindi siamo praticamente con autofinanziati, però è un vantaggio perché non abbiamo una forma di censura, cioè non abbiamo addosso qualcuno che decide una linea editoriale, se non quella che stabiliamo noi all'interno, che è legata appunto alle tematiche di pace, non violenza e diritti umani. Quindi se chiunque vuol mandarci informazioni che sono collegate a questi temi, a queste tematiche, noi le pubblichiamo senza problemi. Grazie, grazie a tutti. Grazie. E prima di salutare tutti gli amici che siete stati bravissimi, perché sono le 8:15 e siete ancora tutti qua, due parole su questa artista molto nota, Heidi Cosley, che l'amico dell'agenzia di stampa si porta a casa, che è norvegese e una famiglia di artisti. Lei si è ispirata, diciamo, ha studiato in particolare Edvard Munch, il famoso Munch, e adesso collezionisti, gallerie, società ed amanti dell'arte di tutto il mondo hanno le sue opere. Chiudiamo veramente, dando la parola a Virgilio Violo, che non ha voluto parlare prima, e poi mi rivolgo agli amici premiati, poi facciamo